immancabile a Host 2017 la visita allo stand della Commerciale Adriatica. La titolare del marchio Panafè, che anche quest'anno ci illumina e ci stupisce con un nuovo modello di macchina. E abbiamo qui gli ideatori, i progettisti di questo modello che vedete alla mia destra, che è una micro macchina alta poco più di un palmo, realizzata in Italia con design italiano, con una costruzione italiana e naturalmente con i due progettisti ideatori che sono Enrico Polgrossi. Buongiorno Enrico. Buongiorno, buongiorno a tutti. E con Luca Morigi. Luca Morigi, il cui ruolo all'interno dell'azienda qual è? Sono un tecnico e insieme ad Enrico abbiamo ideato questa nuova macchina in casa Panafè. Questa è una macchina che è destinata in realtà a un pubblico ancora più esigente, quello che vuole una macchina italiana, dal bel design, facile da utilizzare, che soprattutto sia piccola ovunque possa essere messa. Certo, deve essere l'importante, diciamo, delle macchine in questo momento devono essere made in Italy e compatte. E noi abbiamo voluto fare questo modello per le persone che hanno bisogno di questo, diciamo, questo segmento di macchina. È stato difficile? Beh, insomma, ci è voluto tanto tempo, tante idee, tante ore dietro la scrivania, dietro il computer per cercare di trovare tutto il meglio possibile per poi ideare questa nuova creatura, insomma. Perché come per ogni cosa che debba riuscire nel miglior modo possibile, le cose si fanno e si disfano 300 volte prima che venga fuori la ciambella con il buco, si dice, no? Sì, esatto, proprio così. E appunto, quante ciambelle avete dovuto gettare prima di far uscire quella con il buco? Ah, tante, ne abbiamo dovute gettare tante, però alla fine pensiamo che ci sia venuta la migliore, col buco, ecco. Bene, allora noi ci facciamo spiegare nel frattempo da Paolo Enrico Costa, che è il titolare della Commerciale Adriatica. Vieni qui Paolo, vieni in campo e spieghiamo a tutti loro, restate pure qui se volete, spieghiamo a tutti loro, dai che è stato inventato il 16-9, centriamo. Benvenuto Paolo. Beh, intanto buongiorno a tutti, buongiorno a Vending TV e a tutti i loro spettatori. Allora sappi, caro Paolo, che oggi noi inauguriamo Horeca TV.it, che si affianca a Vending TV e che è rivolta a tutto il pubblico dell'Horeca, dall'ospitalità alla ristorazione al catering, per andare a conoscere quelle che sono le caratteristiche dei prodotti presentati qui a Host 2017. Hai detto a un certo punto diamo spazio ai giovani, quindi hai coinvolto due giovani entità della tua azienda. Sì, infatti io sono a servizio ridotto, ormai ho lasciato tutto a loro e con piena soddisfazione, in quanto mi seguono tutti. Hanno delle idee che io non ho, sono bravissimi e sono super contento, veramente. Molti mi dicevano, ma sai, devi prendere quelli con l'esperienza, devi prendere tutta roba che non conta niente. I giovani hanno una marcia in più, perché come dico sempre, loro sono nati col computer, noi siamo nati col block notes, quindi c'è tanta differenza e i bravi sono veramente bravi, mi stanno ripagando tutto. Beh, diciamo anche che Enrico ha già una storia importante con Commerciale Adriatica, perché ha un'esperienza di alcuni anni all'interno del segmento tecnico. Vedi la costruzione dell'app che avete presentato due anni fa proprio qui a Host. Vedi la realizzazione di altri piccoli dettagli per le macchine che voi anno dopo anno andate a presentare al pubblico. Parliamo di questa macchina in modo estremamente rapido e concreto. Questa macchina a chi è rivolta? Allora, è rivolta soprattutto agli amanti della cialda, perché è una macchina particolarissima, fatta completamente in Italia da Enrico e da Luca. E è una macchina che consuma 500 watt, perché noi guardiamo sempre l'ambiente. È una macchina che fa un caffè, secondo noi, veramente buono. Ha un costo contenuto per essere fatto in Italia.
e quindi ci abbiamo messo un po', però finalmente la ciambella è riuscita col buco, ecco. Quindi di lì poi hanno fatto, io dico abbiamo perché mi sento di loro, però di fatto sono loro che le hanno fatte. Hanno fatto una bella macchina anche doppia, derivata da questa, che è quella che stiamo guardando proprio in questo momento. Le cui caratteristiche quali sono? Beh, sono che intanto consuma 500 watt, al contrario di tutte le altre. È fatta in Italia, è fatta con pompe Ulca italiane, è disegnata in Italia. Tutto quello che serve per fare un buon caffè è stato messo dentro. Qui non abbiamo lasciato niente al caso e abbiamo usato come di solito il meglio che c'è in commercio e abbiamo fatto il meglio che c'è per servire i vending e le torrefazioni. Ti dico, noi non serviamo supermercati e tutte quelle robe varie perché loro guardano al prezzo e non alla qualità. A noi non interessa, noi vogliamo fare un prodotto di qualità perché i nostri clienti non vendono la macchina ma devono guadagnare col caffè. Quindi noi dobbiamo essere assolutamente consci di questo e costruire una macchina il più resistente possibile. Quindi un'offerta ad ampio spettro d'azione destinata da una parte al pubblico professional, gli alberghi, i bed and breakfast, i micro bar, i ristoranti, i bistrò e dall'altra anche a un pubblico di tipo semiprofessionale, quindi di quasi utilizzatori, da una parte il vending, così come l'OCS, così come anche il settore domestico per la signora Maria che desidera inserirlo sul proprio piano cucina. È così, vero? Certo, l'abbiamo fatta particolarmente piccola perché proprio si presta per essere messa nella cucina o nei luoghi molto angusti, molto, molto, molto piccoli, e quindi l'abbiamo disegnata piccola anche per questo motivo qui. Abbiamo, diciamo che parte dalla casa come utilizzo e poi va in su, perché nonostante sia piccola dentro c'è tutto un sistema professionale che ci ha sempre contraddistinto negli anni. Grazie per averci illuminato in questi 300 secondi, Paolo. Sì, io ringrazio voi e volevo dirvi di non dimenticare la nostra macchina doppia fatta sempre da loro. Poi abbiamo un'altra novità che per noi non abbiamo più enfatizzato perché non è più una novità, ma cioè è una novità ma è piccola, perché abbiamo fatto la MySpace anche meccanica per contenere i prezzi e per darla anche a quella clientela che vogliono spendere un po' di meno. Poi li ho fermati perché altrimenti veramente mi mandano in bolletta, perché altrimenti hanno già in testa una macchina che fa il macinato, un'altra macchina per la grande distribuzione, quindi adesso un attimo, un po' alla volta, poi faremo tutto. Un po' per volta. Vediamo poi cosa verrà presentato a Venditalia. Grazie Paolo, grazie Enrico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E grazie anche a te. Grazie a tutti quanti voi. Grazie. E noi continuiamo, non prima di aver fatto una micropausa qui allo stand di Panafè, marchio di proprietà della Commerciale Adriatica, per fermarci qualche minuto e gustare un buon caffè. Ma voi non andate via, perché abbiamo tantissimo altro da mostrarvi attraverso telecamera e microfono.